Il mio sogno del cassetto è riuscire ad aprire un centro di equitazione mio e lavorare cavalli giovani. Cosa sono per te i cavalli? Per me i cavalli sono appunto un'impronta di vita, cioè per me i cavalli sono vita. Io quando sto con un cavallo mi sento bene e sto a mio agio. Stai già facendo dei sacrifici pur di montare a cavallo? Sì, tanti sacrifici perché i miei genitori diciamo che non appoggiano tanto la mia scelta, quindi io diciamo che per accontentare anche loro studio. Quindi in contemporanea io studio e monto a cavallo. Diciamo che appunto il mio primo pensiero quando metto i piedi giù dal letto è il cavallo. Quindi la prima cosa è di andare a dare un occhio a lui. Quindi mi sono alzato stamattina alle 5 e mezza, sono andato al maneggio, ho montato il mio cavallo, ho montato il cavallo di una ragazza che mi ha dato il suo cavallo in gestione. Poi dopo è venuta la mia manager, ovvero la mia fidanzata, e mi ha accompagnato qui. Da Napoli. Da Napoli siamo partiti alle 7:30 e siamo arrivati qui circa 3 ore e mezza. Un tuo vizio nella vita. E un mio vizio nella vita è il fumo, le sigarette. Cosa hai capito di Campus? Io suppongo che sia un'esperienza che ci mette a 360 gradi alla prova, diciamo. Dal box al campo, quello che poi alla fine a me interessa perché quello è il mio primo obiettivo, cioè imparare nuove cose. Io con te vorrei aprire una sfida nel caso di scegliessimo. Saresti disposto a smettere di fumare per venire a campus? Me Sì. lo prometteresti già qui davanti alla telecamera? Ok. Potrei anche giurarlo. Sì, va Ok, bene. lui ti dirà lo Do il via. stop ai 30 secondi. Cerca di riempirli bene i 30 secondi, Va ok? bene, ok. Via. Mi chiamo Federico, ho 21 anni, vengo da Napoli. Sono una persona molto timida, sono curioso, molto preciso, molto, diciamo, un po' troppo preciso. Adoro i cavalli, cerco di perseguire questo sport perché appunto è come una cosa che mi dà l'anima veramente. Stop.